Buon pomeriggio a tutti. Quest'oggi vi presentiamo la brochure sulla prevenzione delle asimmetrie craniche e posturali del lattante nei primi 3 mesi di vita. La brochure è stata realizzata dal sottogruppo del GIS Fisioterapia Pediatrica che si occupa di torcicollo e plagiocefalia ed è nata dall'esigenza di fornire ai colleghi fisioterapisti dell'area pediatrica uno strumento chiaro, semplice, comprensibile e facilmente condivisibile con le famiglie che potesse essere di supporto alla comunicazione inerente gli aspetti preventivi nei confronti delle asimmetrie craniche e posturali del lattante nei primi 3 mesi di vita. L'opuscolo realizzato però è uno strumento trasversale, condivisibile anche con altri professionisti sanitari che si interfacciano quotidianamente con i neonati e le loro famiglie in diverse circostanze, in diversi ambiti, ad esempio i consultori familiari, i punti nascita, gli ambulatori pediatrici. La brochure è costituita da due parti. Nella prima parte, sono presenti le, motivazioni per cui le asimmetrie craniche sono così frequenti e le raccomandazioni sia per il sonno che per la veglia da mettere in atto nei primi mesi di vita del neonato per evitare l'instaurarsi di tali deformità. Sappiamo che il bambino appena nato ha scarse capacità motorie e una ridotta variabilità posturale. Pertanto, è normale che nel primo mese, mese e mezzo di vita, il suo capo venga mantenuto ruotato, da un lato piuttosto che dall'altro ed è assolutamente fisiologico. Tuttavia, poiché le ossa del cranio sono ancora separate tra di loro, quindi il cranio è estremamente malleabile e di conseguenza deformabile se sottoposto a pressioni costanti e ripetute, la posizione prevalente da un lato può creare delle asimmetrie nella conformazione della testa e nella postura. Di qui la necessità di inserire in quelle che sono le attività della vita quotidiana del bambino alcune indicazioni utili a prevenire tali deformità. Per quanto riguarda il sonno, sappiamo che la letteratura scientifica degli ultimi anni ha confermato che la posizione supina durante il sonno è un fattore preventivo nei confronti della SIDS, la morte in culla improvvisa del lattante. Pertanto, fino ai 12 mesi circa, così come suggerito dall'American Academy of Pediatrics, tutti i bambini dovrebbero dormire a pancia su e senza cuscino. È importante però che il bambino venga facilitato nella rotazione del capo sia da un lato che dall'altro, alternando quindi la sua posizione. Uno dei suggerimenti forniti è quello di cambiare periodicamente l'orientamento del bambino all'interno della culletta o del lettino, in modo tale da orientarlo al momento del risveglio, prima dell'addormentamento, verso stimoli significativi, in primis i suoi genitori. Per quel che riguarda invece le attività da sveglio, andiamo a considerare innanzitutto l'allattamento. Sappiamo che l'allattamento al seno favorisce una variabilità posturale in maniera assolutamente naturale e fisiologica, cosa che non accade nell'allattamento mediante biberon. Pertanto, è opportuno suggerire ai genitori di adattare l'orientamento posturale in maniera alternata in modo da favorirne la variabilità. Inoltre, possiamo vedere sulla brochure le indicazioni e le raccomandazioni inerenti al trasporto del bambino in fascia portabebè o nell'ovetto, le posizioni in braccio e alcune attività da proporre al bambino per ridurre l'incidenza delle asimmetrie craniche e posturali e favorire uno sviluppo armonico del capo, del collo e psicomotorio globale. Nella seconda facciata della brochure abbiamo deciso di inserire l'Essential Tummy Time Mousse, ossia uno strumento elaborato dalla Pathways con una serie di suggerimenti per proporre la posizione prona al neonato. I genitori infatti sono spesso restii a mettere prono il bambino quando è molto piccolo e quando ancora non ha il controllo del capo, ma adottando una serie di accorgimenti questo può diventare un momento utile e piacevole per entrambi. È utile perché si promuove quello che è lo sviluppo psicomotorio del bambino, ma al tempo stesso si vanno anche a prevenire le deformità del cranio e posturali del neonato. In
In particolare, sarà importante chiarire che la posizione prona deve essere proposta quando il bambino è sveglio. Questo in accordo con quelle che sono le raccomandazioni dell'Associazione Americana di Pediatria, che appunto definisce la posizione prona come una proposta da fare da sveglio e la posizione supina sempre quando il bambino dorme, per la prevenzione delle SIDS. Allora, andando a vedere nel dettaglio quelli che sono i suggerimenti, avremo come prima immagine quello di mettere il bambino prono pancia su pancia. Questa posizione solitamente è quella più accettata e più piacevole sia per il genitore che per il bambino. Questo perché il contenimento del corpo della mamma o del papà favorirà appunto la rassicurazione del bambino stesso e al tempo stesso magari cercherà di alzare il capo per andare a guardare il genitore. La seconda proposta è quella di mettersi allo stesso livello del bambino, appunto posizionato prono, in modo che lui con il capo cerchi di sollevare il capo e di osservare il genitore e al tempo stesso anche di facilitarlo magari utilizzando un asciugamano arrotolato sotto il tronco, sotto le braccia del bambino. Un altro tipo di suggerimento è quello di tenere il bambino prono ma appoggiato alle gambe del genitore. Questo perché il corpo del genitore sempre aiuta a contenere e rassicura e facilita appunto il bambino stesso. E lui cercherà anche di sollevare il capo magari per guardarsi intorno. Un altro suggerimento è quello di tenere il bambino prono da in braccio. Questo tipo di posizione è solitamente adottata spontaneamente dai genitori con i bambini che soffrono di coliche, ma può anche essere suggerita agli altri, proprio perché il bambino tenuto in braccio e magari dondolato, oppure se gli si canta una canzoncina, accetterà meglio di stare prono. Come ultimo suggerimento abbiamo quello di mettere il bambino prono, magari su un tappeto, su un tavolino, e appunto proporgli un giocattolo. In questo caso non vengono suggeriti dei contenimenti, ma solitamente perché questo tipo di proposta si fa quando il bambino è un po' più grande, quindi in grado di sollevare il capo, ma anche di appoggiarsi con le braccia e alzare un pochino il tronco. Sarà importante che i genitori individuino il momento di maggiore disponibilità del bambino e che adottino tutta questa serie di accorgimenti, proprio perché solitamente il bambino all'inizio piange quando viene messo prono, non è abituato anche soltanto a gestire una posizione del genere, ma poi con il passare dei giorni, magari variando un po' le proposte, i momenti, questo momento diventerà piano piano piacevole per entrambi. Proprio perché il bambino svilupperà anche le sue competenze e farà appunto esperienze differenti.